Buongiorno a tutti amici di 101 Gite Liguria.it, Gite Liguria misura di bambino. Ci stiamo avvicinando al passo del Melogno. Perché stiamo andando al passo del Melogno? Perché da lì parte un facile percorso nel quale si può ammirare un fogliage in questa stagione, ed è quello della foresta della Barbottina. Come vedete la strada presenta alcune curve, ci sono numerosi ciclisti perché comunque la zona si presta a bellissime escursioni anche in mountain bike. Qua vicino abbiamo anche il sentiero dei Forti, che prima o poi andremo a trovare per voi, quindi seguiteci. Quando arriveremo al passo del Melogno inizierà la nostra 101 Experience. Questo è il punto di partenza della nostra passeggiata. Adesso ci inoltriamo nella foresta della Barbottina. Seguiteci. Il primo bivio da prendere è a destra. Dovremo sempre tenerci sulla destra e quindi ci inoltriamo in questa splendida faggeta. Dopo solo poche centinaia di metri ci ritroviamo immersi in questa splendida faggeta dove si può ammirare il foliage, ma più avanti avremo altre bellissime sorprese, seguitemi. Qui siamo in un punto molto importante e interessante. Questo cartello dice opera voluta dal Regio Esercito, si parla del 1888, è un canale di scolo. Questo perché tutta la zona era, è tuttora, diciamo, popolata da forti difensivi. Infatti c'è qui nei dintorni anche il sentiero dei Forti che un giorno andremo a fare. Dopo circa 20 minuti di cammino si giunge in vista del cartello che segna l'inizio della foresta della Barbottina. Lo riconoscerete perché c'è un cancello che per fortuna vieta alle auto e ai fuoristrada l'ingresso. Un'ora e 10 di cammino, giungete in questo incrocio dove c'è un'area picnic, per cui il nostro consiglio è fermarsi a mangiare. Una volta terminata la sosta all'area picnic, riprendiamo a sinistra per chiudere l'anello poco più in basso. Nel punto più panoramico del percorso, là in fondo vedete il mare di Pietra Ligure, poi vedete l'entroterra di Finale Ligure con le palestre di roccia e poi qua sotto chiaramente il colle del Melogno. La piccola e la grande storia si incrociano qui al colle Tortagna, dove nel novembre del 44 ci fu l'eccidio degli alpini del battaglione Cadore. Eccoci arrivati al punto di chiusura dell'anello. Qui abbiamo il cartello
che abbiamo visto questa mattina, opera voluta dal Regio Esercito. Adesso l'unica cosa da fare è prendere qui a destra e scendere per chiudere l'anello al Colle del Melogno. Eccoci arrivati, abbiamo chiuso l'anello al Colle del Melogno da dove eravamo partiti. Abbiamo camminato per circa 2 ore e mezza in questo itinerario splendido, consigliabile per il foliage nei mesi di ottobre e novembre, con pochissimo dislivello fra l'altro. Quindi vi salutiamo, vi aspettiamo per la prossima 101 Experience. Seguici sempre su 101gite in Liguria.it e sul gruppo Facebook di genitori più grande della Liguria.